E a Palazzo Bracci Pagani prende il via la stagione delle grandi mostre estive allestite dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Da oggi, sabato 5 maggio, fino al prossimo 10 giugno, il Museo d'Arte Contemporanea ospiterà 26 sculture e 15 disegni di un artista anconetano di fama internazionale, Valeriano Trubbiani. Professore, per più di un mese Palazzo Bracci Pagani torna ad ospitare un altro grande artista, addirittura di fama internazionale. Direi proprio che la scelta fatta 3 anni or sono di essere particolarmente attento non solo alla storia dell'arte classica, ma anche alla contemporaneità, perché come disse una persona molto fanese, molto cara, purtroppo recentemente scomparso, parlo di Ghiandoni, che ci fece questa sfida in fondazione e l'abbiamo accettata, l'abbiamo risolta, siamo a un livello molto alto e anche quella che inaugureremo questa sera è una mostra di primo livello. Primo livello, cioè un uomo che è stato un artista, che è stato per 4 volte alla Biennale, quindi questo già ci dice tutto quello che deve essere detto. L'altro problema è quello di sensibilizzare questa città. Se lei mi chiede, ma non siete soddisfatti? No. Rispondo io, in prima persona, però no. Perché non riesco a capire come quello che si va a vedere fuori, fanno centinaia di chilometri, diventa poco importante se lo si fa a Fano. Invece, acquistando questo edificio, mettendo a disposizione una biblioteca specifica, anche la ceramica che è ancora tutta da esaminare, da scoprire, e fare queste cose dovrebbe essere pieno di gente. Devo dire, se viene Sgarbi, ma è per l'opera o per Sgarbi? Ma secondo lei su che cosa si può puntare? Anche per coinvolgere maggiormente i giovani, quindi partire anche dalle scuole e fare una maggiore informazione? Sì, è quello che stiamo facendo. Quest'anno c'è una presenza di giovani piuttosto nutrita, un insegnante brillante, una disponibilità e una sensibilità particolare per un aspetto dell'attività culturale che ha trovato uno spazio che prima non esisteva. Mi auguro molto di questo che sta per venire e che un giorno riusciremo anche a produrci in qualcosa di più importante. Ho visto che Pesaro, che era 10.000 volte più avanzato di Fano, oggi ha ripreso la rincorsa, si sentono un po' sfidati. E effettivamente quest'anno li abbiamo superati, perché abbiamo il meglio dei beni della critica e il meglio anche dell'attività di sponsor e di artisti veri. Vediamo. Oltre al grande patrimonio culturale, no? Che riesce a offrire la città cosa, di Fano. L'altra cosa è la disponibilità vostra. Ma veramente, veramente, siamo entusiasti della disponibilità che avete messo, perché dimostrate di aver capito quello che abbiamo fatto e quello che continuiamo a fare, e che non sono tante le città che fanno, quindi che cosa si vuole di più?
Bruscia, oltre ad essere un estimatore di questo artista, è un grande amico, di vecchia data, oltretutto. Noi siamo amici dagli anni 70, perché insieme abbiamo collaborato a tante vicende. La prima era il rapporto... Lui è nato a Villa Potenza Picena, di Macerata, ha studiato a Macerata. Io invece sono cresciuto nella provincia di Pesaro, ho studiato a Roma, però in realtà i nostri destini si sono unificati con questa figura storica che Maurizi è stato un po' il coordinatore delle Marche, un uomo di cultura che ha messo insieme i migliori artisti marchigiani. Noi siamo davanti a un'opera importante e con un significato particolare. Ecco, questa è un'opera che fa parte di quella serie di opere che lui ha fatto per il film La nave va di Fellini. E Fellini in pratica si è impegnato con il maestro alla Biennale del 76. Nel 76 gli dice: guarda, un artista come te mi interessa molto, ti verrò a trovare, però sono passati 4-5 anni e Fellini non si vedeva. Dopo 5 anni ha telefonato e nel momento in cui doveva fare il film La nave va, l'ha coinvolto e ha lavorato per tutto il periodo per questo, diciamo, questa serie di progetti di sculture per il maestro Fellini. Quindi poi è nata questa grande collaborazione di cui parlavamo anche prima, perché insomma... Tanto di cappello. Dopo la mostra, la grande mostra antologica di Ancona nel 2012, io ci tenevo a portare a Fano, perché Fano, con il Palazzo Bracci Pagani, abbiamo la possibilità di avere tutta una serie di grandi autori e tutti marchigiani, per cui quindi continueremo questa serie di approfondimenti sui grandi maestri che prevalentemente sono andati via dalle Marche, ma sono marchigiani. Turbiana, appena avuto l'occasione di vedere la sua mostra e le sue opere finalmente allestite a Palazzo Bracci Pagani, quali sono le emozioni che sta provando? Ma io sento un'emozione enorme, perché ho sentito come un abbraccio veramente saturo di calore umano che non ho mai provato neanche dalle parti mie, anzi dalle parti mie mi odiano. Quando si dice che nessuno è profeta, no, in patria. Forse per questo. Abbiamo visto le sue opere, tra l'altro meravigliose, lei utilizza tanti materiali, metalli. Vediamo metalli, ecco, però ci sono molti animali. Di sotto ho specificato che lei è un amante, vero, degli animali. Assolutamente, prima l'ho detto, gli animali sono migliori delle persone, degli uomini. Ecco, insomma, delle opere qua le vediamo datate di quanto? Quando ho iniziato a fare queste opere? Allora, io ho iniziato... nel 1957, pensi un po', una vita. E suo padre ha aspirato un po', l'ha fatto da museo. Un umile fabbro ferraio, sono cresciuto all'ombra della forgia, della sua forgia, della sua incudine. Ovviamente sì, perché hanno fatto anche un opuscolo con tutte le sue opere. Il mio vero maestro è stato un altro grande marchigiano. Giacomo di nome, Leopardi di cognome, grande. Chi non conosce Leopardi? E invece come è entrato in sintonia, in collaborazione con coloro che lavorano qua a Palazzo Bracci Pagani, come Bruscia o come proprio la Fondazione Carifano? Bruscia lo conoscevo da molto tempo e anzi colgo l'occasione per ringraziarlo, perché è una persona squisita, generosa e amabile. E poi è anche un artista. È contento di esporre nella città della Fortuna. Io sono profondamente commosso e vi ringrazio. Viva Fano, Fanum Fortune. E che le porti un po' di fortuna magari, anche a lei. Magari. Buona fortuna per tutti e complimenti signora. Grazie signora, lei è molto bella, grazie. Grazie. Professoressa, lei ha raccontato la vita di Trubiani, la sua arte, le sue opere, e diceva che lui è partito da un oggetto, o meglio da una cosa. Sì, quello che colpisce di Trubiani è il fatto che la scultura non sia la riproposizione in tre dimensioni di un oggetto come oggetto, come entità identificativa di quell'oggetto, ma la cosa... all'esterno diventa la possibilità
di introiettare e di espellere nuovamente una visione del mondo, una visione immaginifica di una realtà. Davanti a Trubiani è come mettere le mani dentro il forziere del mondo, dentro una mescolanza di stimoli, di elementi che vanno a scavare nell'ancestrale, negli archetipi, quindi è qualcosa di molto complessa, ogni sua struttura è un assemblaggio di cose e per le quali il padre in questa operazione può essere Duchamp, insomma, assolutamente. Che cosa sono invece le emozioni per Valeriano? La cosa che colpisce è il fatto che lui parla, utilizza sempre il verbo ho subito l'emozione, quindi di fronte a cose sia positive che negative lui utilizza questo verbo che quindi evidentemente rimanda ad un suo rapporto con l'emozione che è qualcosa di profondamente incisivo. La stessa opera che fa appunto lo scultore nei confronti della materia, anche nei confronti del metallo, di questa materia dura, arriva e la svolge l'emozione nei confronti dell'animo dell'artista e quindi è una sorta di violenza e quindi qualche cosa di estremamente difficile ogni volta da sopportare che però riconsegna poi lavori, capolavori di questo tipo. Quindi c'è stato anche, certo, benvenga, c'è stata anche un'importante collaborazione che ha segnato anche la sua vita. Senz'altro, quando appunto si parla di non coincidenze ma di sincronicità, Trubiani viene chiamato da Federico Fellini per la realizzazione appunto della nave, nella nave va. E quando appunto due grandi anime, due grandi spiriti artistici si incontrano, i risultati sono naturalmente sorprendenti e si arriva appunto alla sinfonia tra due arti. Presidente, il progetto della Fondazione Carifano prosegue dopo grandi altri artisti, questa è la volta di Trubiani con grandi opere. Valeriano Trubiani oggi ci ha fatto un dono davvero grande a venire a essere presente alla inaugurazione della sua mostra. Dopo Vangi, Mannucci, Bruni, non poteva mancare Trubiani, un valentissimo artista, nostro conterraneo, molto bravo e nello stesso tempo molto modesto. L'avete visto questa sera, è venuto, ha parlato, siamo stati davvero molto, molto contenti. Le opere che espone sono opere di grande valore. Questo spazio che abbiamo dedicato all'arte contemporanea con lui trova certamente una grande valorizzazione. La mostra si apre oggi, si chiude il 10 di giugno, è aperta tutti i giorni, meno il lunedì, nelle ore pomeridiane. L'ingresso è libero e quindi io mi auguro che molti nostri concittadini e anche, penso, del nostro territorio possano venire a visitare queste opere che sono di grande bellezza e sono davvero uniche e certamente non torneranno presto alla nostra città per essere esposte. Quindi un caldo invito a venire a vedere queste opere di questo grandissimo artista, modesto ma nello stesso tempo di grande valore. Dopo, ripeto, Vangi che ci ha meravigliato, dopo Mannucci, ripeto, penso che proprio Trubiani meritava da parte della nostra città questa via. Del resto, le tantissime persone che sono state presenti e sono presenti tuttora all'inaugurazione dimostrano il valore di questo artista e la bellezza di questa iniziativa. Doveva essere presente anche Crispoldi perché fra l'altro ha curato un catalogo che è possibile trovare all'ingresso. Sì, il catalogo si può trovare all'ingresso con una modesta spesa di 5 euro ed è veramente bello e consiglierei appunto di acquistarlo dall'associazione Una Arte che gestisce questa vendita. E doveva essere presente Crispoldi che era stato già presente l'anno scorso quando abbiamo inaugurato la mostra di Mannucci. Purtroppo non si è sentito bene, anzi direi che non sta bene in questo periodo, è anziano e ieri mattina ci ha comunicato che non poteva venire. L'abbiamo, diciamo, sostituito con una nostra concittadina, una bravissima professoressa di storia dell'arte che ci ha parlato e ci ha riassunto e ci ha argomentato su una critica storica e artistica su Trubiani davvero molto interessante. Arianna Pier Mattei ha relazionato, gli abbiamo chiesto questa cortesia e ce l'ha fatta e devo dire che ha avuto un buon successo.